In mezzo a una città bellissima scorreva un fiume, tutti andavano a pescare, a lavarsi e a fare il bagno e ad ascoltare la voce melodiosa dell'acqua che scorreva. Tutti giocavano e scherzavano con gli altri, si parlavano ed erano amici. Parlavano tra di loro anche se erano sulle due sponde opposte, insomma il fiume era pieno di vita. Quando tornavano a casa volevano darsi la mano per salutarsi e dicevano arrivederci domani. E le mani le davano come per volersi toccare. Fu così che dopo poco costruirono un ponte che si potesse avvicinare e mettere in comunione. Prima si aspettava solo l'inverno quando il fiume era ghiacciato per toccarsi, adesso era più facile. Ora la vita era migliore perché gli amici erano il doppio, la roba da mangiare era il doppio, soprattutto i bambini avevano i dolci che arrivavano anche dall'altra sponda. Insomma, la vita era veramente più bella. Un giorno qualcuno però mise una grande carrozza di traverso sul ponte, da una parte sinistra e dalla parte destra. Nessuno poteva più attraversarlo e divenne una frontiera. Ho perso la fila, arrivo, eh. Dopo un po' di tempo, non lontano giunse un uomo che per tutta la vita ha attraversato paesi. Egli amava tutta la gente, era una persona semplice, amava la gente semplice, era un ottimo cuoco, cucinava per tutti e gli piaceva condividere con gli altri ciò che aveva. Voleva aiutare i bambini e siccome erano molto malati voleva farli curare dai dottori migliori del mondo e diceva che tutti gli uomini dovevano avere una casa e cibo da mangiare e la libertà di creare come vogliono la loro vita. Un giorno ha pensato che forse semplicemente il ponte non era una frontiera e tutti potevano essere liberi di attraversarlo. Così decide di tornare a camminare su quel ponte per andare da una riva all'altra, anche se era pericoloso. C'è qualcuno che spara, gli hanno detto, è andato su quel ponte portando fiori, pane e sale e nessuno delle due rive voleva lasciarlo attraversare e così lui se n'è volato via.